Rispondo prima alla seconda. L'Empoli d'avversario sempre vista come una società che lancia tantissimi giovani, un lavoro molto importante quello del direttore, del presidente da tantissimi anni che lo fanno. Penso che sia una delle squadre migliori in Italia dove poter crescere e poter dimostrare il proprio valore. Poi la trattativa è nata già un mese fa, dove il direttore mi aveva cercato. Avevo dato subito il mio consenso, poi ci sono stati un po' di intoppi come in tutte le trattative, poi fortunatamente si è sbloccato.